Però diciamo che questo oggi, in che cosa si sta concretizzando, in particolarmente in questo momento così delicato, questo 2020 così particolare, questa capacità di calcolo e queste competenze, proprio per la natura stessa di ENI, no? Una società internazionale che però guarda al proprio territorio, guarda alle esigenze del momento e cerca di lavorare proprio per il futuro. E che cosa ha generato? Ha generato che ENI è stata coinvolta in un progetto europeo, Escalate for Covid, nel quale proprio tutte queste competenze, tra l'altro competenze particolari, io credo che domani ci sia un intervento di un collega, Alberto Del Bianco, che ha seguito proprio in prima persona questo progetto, e diciamo queste radici nel passato, no? Noi abbiamo capacità di modellazione molecolare che vengono dal mondo della raffinazione, capacità di modellazione molecolare che sono state utilizzate all'interno di questo progetto Escalate for Covid, che vede coinvolto i 18 enti europei, di 7 paesi, il capofila è un'industria, la biofarmaceutica Dompé, e insieme a noi sono coinvolti anche il Cineca, giusto per, quindi eccellenze italiane, mi sembra anche al Ministero dell'Università. Ecco, diciamo, queste competenze, queste capacità di modellazione molecolare, per esempio, hanno permesso da febbraio 2020 a oggi di individuare sicuramente un farmaco, il raloxifene, qualcosa del genere, che è un farmaco comunemente utilizzato per l'osteoporosi. E ha permesso, e recentemente l'AIFA ha sdoganato questo farmaco per entrare nella fase 2, nella fase 3 della sperimentazione, quindi superando la fase 1, che è quella nella quale si va a testare la nocività di un farmaco. Quindi ha accelerato un processo che è quello di individuare il farmaco che possa bloccare, un farmaco che possa bloccare la crescita del Covid. Aggiungo che recentemente questo progetto ha fatto un passo ulteriore, sempre sfruttando queste competenze che sono le competenze delle nostre persone. Un passo ulteriore, tutto questo è accaduto a novembre 2020, nel fine settimana del 20 novembre 2020. Ci sono state 60 ore nelle quali è stato realizzato l'esperimento di supercalcolo molecolare più complesso mai realizzato al mondo, proprio con l'obiettivo di identificare nuove terapie per il Covid. L'esperimento ha permesso di testare 70 miliardi di molecole sui 15 cosiddetti siti attivi del virus, attraverso l'elaborazione di 1.000 miliardi di interazioni in sole 60 ore, ovvero 5 milioni di simulazioni al secondo. Cioè, sono numeri che fanno tremare, però diciamo, questo è un paradigma per noi, cioè è l'HPC5, la sua capacità di calcolo, le competenze delle nostre persone, qualcosa che è stato maturato in decenni di attività, magari in settori completamente diversi, che veramente per noi possono essere messi non solo al servizio del territorio dove siamo, ma è il paradigma della trasformazione di una grande industria. Come quella, come Eni, insomma, e veramente l'innovazione è diciamo, la chiave attorno alla quale noi vogliamo creare un futuro duraturo per il nostro paese e ovviamente per la nostra società. Quindi quello che diciamo è che l'HPC5 è veramente il paradigma di questo ed è in qualche maniera la concretizzazione della nostra mission, no? Della mission che oggi ha al suo interno anche 17 obiettivi delle nazioni, di sostenibilità delle Nazioni Unite. Quindi io credo che da questa crisi sanitaria, economica e sociale, che è di portata ovviamente storica, potremo uscire proprio solo con l'innovazione, nelle scienze mediche, nei vaccini, nelle nostre realtà industriali, continuando a ripensare i nostri processi, rendendoli sempre più sostenibili e continuando a mettere al centro di tutto le persone e le loro competenze. Quindi diciamo proprio nel nome dell'innovazione, che qui nel Macfair trova proprio la sua casa, vi faccio i migliori auguri per un'edizione ricca e proficua, con uno sguardo lungo, in grado di abbracciare sia il nostro presente, ma soprattutto di aprire la strada al futuro.